Ciao da Ubaldo Schiavone, benvenuti in questa nuova lezione dove il nostro amico Alberto ci ha chiesto se potevamo dedicare una lezione su come si disegnava un'armatura di un cavaliere, come si colorava, come si realizzava il chiaroscuro. Allora, partirò dicendovi che per questa lezione utilizzerò una matita, un pastello colorato con colore metallico. In questo caso questo pastello è creato dalla lira, è realizzato dalla lira, ma lo trovate anche di altre marche e si trovano anche di altri colori. Allora, dopo aver abbozzato l'armatura del cavaliere, non ci resta che creare il chiaroscuro, perché è proprio il chiaroscuro che ci permette di rendere l'armatura meno piatta e quindi voluminosa, perché un'armatura è molto bombata. Guarda come in questo caso sto lavorando sulla parte della spalla e come creo il volume rotondo. Non mi resta che seguire le curve dell'armatura. Adesso sto lavorando sui pettorali e vedi come lavoro solo sui bordi, cercando di lasciare la parte curva chiara. In questo modo daremo l'effetto di volume. Poi mi aiuto anche con un carboncino, una matita a carboncino, che comunque è scura e mi permette di avere una tonalità più scura, perché solo con questo pastello colorato non riesco a... è un effetto di contrasto che non riesco a raggiungere. Lavoro sui bordi dello scudo . Inizio ad abbozzare la parte più scura dello scudo e continuo a lavorare sull'armatura, forzando un po' di più i bordi dell'armatura. Scurisco le parti dove si congiunge l'armatura stessa, lavoro sulla spada, voglio ricordarvi che abbiamo realizzato l'ebook in manuale delle tecniche artistiche grafiche. Questo manuale è in offerta fino al 25 novembre 2017 e all'interno troverete tante e tante tecniche grafiche, tutte spiegate e illustrate in modo chiaro e che vi permette di realizzare lavori del genere come questo dell'armatura. All'interno potete incuriosirvi scoprendo nuove tecniche grafiche. Io ve lo consiglio, inoltre acquistandolo continuerete a farci andare avanti, a fare andare avanti il progetto grafico di Academy Graphic. Ricordo che l'offerta scade il 25/11/2016. Potete scaricarlo cliccando su scarica l'ebook qui. Ma ritorniamo alla lezione. Riprendo il pastello colorato e coloro una parte dello scudo, quella là più in ombra. Lavoro sulle gambe, sulla spada, poi prendo lo sfumino e ripasso un po' sulle sfumature per ammorbidire l'effetto di sfumatura. Oltre allo sfumino, quando si creano e si lavorano degli effetti metallici, si può ricorrere anche al bianco, quindi a prendere un pastello bianco, una matita bianca
che ci permette di creare degli effetti di luce. Esistono anche delle matite bianche che ricoprono, eccola, che ricoprono i tratti di altre matite che servono per correggere e hanno anche un piccolo pennello sui bordi. Così ripasso sulle parti in luce e completo il lavoro. Per questa lezione è tutto, un saluto da Ubaldo Schiavone e vi lascio con il mio motto. Buona grafica a tutti, ciao!